Io sono la presidente del corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, un corso triennale che prepara operatori qualificati nel campo dell'educazione. Il corso prevede al suo interno una serie di discipline che preparano il professionista ad operare in situazioni complesse. Queste discipline vanno dalle discipline pedagogiche a quelle psicologiche, a quelle mediche, a quelle di area giuridica. Il corso prevede al suo interno non solo discipline, ma anche un'attività laboratoriale molto intensa che funziona da collante con il tirocinio diretto e indiretto, che si specializza all'interno delle diverse strutture operanti nel territorio. Questa figura ha ampliato la sua spendibilità professionale sia all'interno delle organizzazioni di terzo settore, ma ancor più nelle strutture sanitarie. Questo non era in passato possibile. Completa la formazione una azione trasversale interdisciplinare per mettere in grado questa figura di affrontare problemi educativi complessi. Al termine del percorso, il laureato in scienze dell'educazione e della formazione potrà inserirsi con le funzioni di educatore professionale socio-pedagogico e nei servizi per l'infanzia all'interno sia dei servizi per la prima infanzia, come per esempio gli asili nido o i micronidi, le ludoteche, sia in quelli per l'adolescenza all'interno di tutti i contesti, sia pubblici che privati. Oltre che nel terzo settore, come le cooperative, le associazioni, le case famiglia che si occupano di formazione, ma c'è anche la possibilità di essere inserita in strutture di tipo culturale, come possono essere musei, biblioteche. Sono Antonella Nuzzaci e insegno pedagogia sperimentale presso il corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, che è un corso triennale.